L'avrete riconosciuta, questa è Piazza Manzoni, la piazza centrale di Carugate, e qui accanto a me c'è Paolo Grimoldi, attuale vice sindaco e candidato per il Partito Democratico alle prossime elezioni comunali. Paolo, parti da uno slogan, un'idea per il paese, un progetto per la città, o meglio un'idea di paese, un progetto per la città. Da dove nasce questo slogan? Nasce da una considerazione che noi partiamo da un'idea di paese. In questi anni Carugate si è caratterizzata per i suoi servizi, per l'assistenza alle persone, per l'attenzione alle persone più deboli, ai disabili e agli anziani, e da questo vogliamo partire. In questi anni, nonostante i tagli che abbiamo ricevuto dai trasferimenti dallo Stato, abbiamo mantenuto i servizi, sacrificando magari le manutenzioni, l'arredo urbano che soltanto ultimamente abbiamo potuto recuperare, ma vogliamo ancora puntare sul mantenimento e il potenziamento dei servizi, quindi servizio alla persona, più attenzione, l'assistenza domiciliare e il trasporto grazie anche al potenziamento dell'auto amica. Inoltre pensiamo anche a strutture di residenzialità leggera per gli anziani e per i disabili in collaborazione col privato sociale che già opera sul territorio, come la casa di riposo San Camillo. Beh, dicevi dei tagli, delle ristrettezze di bilancio di questi anni, però di fatto alcune opere, dal recupero dell'acquedotto alla palestra che verrà palazzetto che verrà inaugurato nei prossimi mesi, sono state fatte. Ma nel futuro prossimo di Carugate vedi qualche altra grande opera che possa in qualche maniera qualificare la città? Sì, in questi anni abbiamo puntato sulle strutture sportive e crediamo di aver dato una risposta col palazzetto, con la nuova piscina, con la nuova palestra delle scuole medie alle esigenze sportive di Carugate per i prossimi 30 anni. Nei prossimi 5 anni vogliamo puntare invece sulle strutture scolastiche. Carugate ha bisogno di una nuova scuola elementare, perché la scuola di Via Roma ha ormai dato tutto e di fatto è destinata a cessare la sua funzione. Vogliamo realizzare una nuova scuola per ristrutturare quelle esistenti e trasformare invece la scuola di Via Roma in un centro civico dove concentreremo tutte le funzioni disperse sul territorio, dal centro di aggregazione giovanile al centro anziani, alla scuola civica arte e cultura, all'università tempo e cultura, oltre alle sedi per le associazioni. Quindi un centro civico che potrà essere il recupero di questa struttura che per tanti anni è stata utilizzata come scuola elementare a Carugate. Siamo partiti dal paese e dalla città, che vuol dire anche città metropolitana soprattutto. L'esperienza di questi anni ora deve essere coniugata, deve essere rilanciata per questo grande obiettivo della città metropolitana, in cui Carugate può avere davvero un ruolo strategico insieme all'unione dei comuni della Martesana. Esatto, uno dei temi è quello appunto di un ruolo che Carugate può giocare a livello sovracomunale, innanzitutto nell'unione dei comuni, che è partita con i servizi sociali, ma nei prossimi anni vedrà l'implementazione con altri servizi, tra cui la polizia municipale, la protezione civile e altre funzioni ancora, e soprattutto questo collegamento con la città metropolitana, dove comunque un partito come il nostro, il Partito Democratico, ha voce in capitolo e può dire e può contare per il futuro, facendo contare anche i cittadini di Carugate. Abbiamo detto servizi sociali, strutture che per la città, un'attenzione anche alla dimensione sovracomunale. Un'altra idea prima di chiudere per il prossimo futuro di Carugate? Le idee sono tante, le abbiamo già messe in campo, è quella della Smart City. Abbiamo già potenziato alcuni servizi con l'illuminazione pubblica a LED, con la Wi-Fi e la fibra ottica. Daremo nuovi servizi di comunicazione a Carugate e potremmo potenziare tutto quello che riguarda i programmi di risparmio energetico che in questi anni comunque abbiamo portato avanti. Il più importante e ultimo è quello dell'Ecosacco, che nel 2015 ci ha portato ad avere una raccolta differenziata pari all'85%, il primo comune nella provincia di Milano per la raccolta differenziata. Bene, tante idee come avete visto, altre ce ne sono in cantiere per un paese come Carugate che si colloca all'interno della città metropolitana. Paolo Grimoldi, candidato per il Partito Democratico alle elezioni comunali del prossimo 5 giugno. In bocca al lupo Paolo. Grazie Fabio.